Benvenuti in un nuovo video. Ebbene sì, siamo arrivati a 5.000 iscritti su YouTube. Da come avevo detto, uno speciale 5.000 iscritti ci stava proprio obbligatoriamente, quindi ho deciso di fare una cosa un po' più diversa dal solito. Vi ho chiesto di lasciarmi il vostro recapito telefonico su Instagram, infatti mi raccomando seguitemi su Instagram, e quindi io qui ho trovato il link ovviamente del mio canale Instagram giù nell'info box. Mi chiamo come Giulia e Giulia mi fitto. Comunque in questo bicchiere ci sono tutti i vostri numeri di telefono. Io è la prima volta che sto registrando con una videocamera, quindi mi sento un po', quindi passatemi questa agitazione. E poi sono anche agitata perché è la prima volta che comunque vi chiamo, eccetera. Selezionerò, ho 5/6 persone, quindi io andrei subito al video, quindi peschiamo e chiamiamo. Oh mio Dio! Eccole qui, oh. Apriamo il primo. Allora, no, il primo numero di telefono è Teresa. Vabbè, andiamo avanti. Mi dispiace. Allora, andiamo con il secondo bigliettino. Sara. Vediamo un po' se Sara ci risponde. Andiamo avanti. Federica. Pronto? Buonasera. Ciao. Come stai? Tutto bene. Anche io, mi fa piacere. Allora, sei la prima persona che, vabbè, altre non hanno risposto, che chiamo, quindi sei la prima a scegliere cosa devo mangiare a McDonald's come panino. Una piadina. No, il wrappo? Quello croccante. Ok, con il petto di pollo normale oppure quello là impanato? Impanato. Impanato, va benissimo, sei stata gentilissima, io continuo il video, un bacione a te. Un bacione. Ciao. Ciao ciao. Ok, prima andata. Poi andiamo avanti a sorteggiare. Vado che ansia. Oddio. Ok. Elisa. Vediamo un po' se ci risponde Elisa. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, Lucia. Pronto? Parlo con Lucia? Sì. Sono Giulia. Chi è Giulia? Hai lasciato il tuo recapito telefonico sotto al mio posto. Oh, oddio, ciao! Ciao! Eccomi qua, sei stata... Altri non hanno risposto, quindi tu hai risposto fortunatamente. E quindi devi scegliere la bibita che dovrò prendere insieme al panino, vabbè, che già hanno scelto dal McDonald's. Non lo so... Oddio, comunque è una cosa stranissima, bellissima. Grazie, anche per mio. Vabbè, tipo, voglio essere un po' gentile, una Coca Zero. Ok, grazie. Con o senza ghiaccio? Con. Ok, va benissimo. Buona serata, un bacione. Ciao, anche a te. Ciao. Oddio.
Madonna mia. Andiamo avanti, cioè io sto tremando, ve lo giuro. Maria Rosaria. Giustamente vedono quel numero sconosciuto, ma è anche normale, però vabbè. Sono Giulia, parlo con Sara? Eccoti qua. Allora, vabbè, già sai tutto. Ti ho chiamato per scegliere le patatine del McDonald's. Quale prendo? Le grandi? Va benissimo. Grazie mille, un bacione. Ciao. Ok, Sara ha scelto le patatine, quindi adesso manca le sfiziosità. Quindi vediamo un po' cosa sceglieranno. Allora, il prossimo nome, Giorgia. Pronto, Giorgia? Sono Giulia. Allora, ti chiamo per scegliere, vabbè, hai lasciato il numero, quindi già sai. Di scegliere le sfiziosità del McDonald's. Cosa prendo? Va benissimo, grazie mille, gentilissima. Buona serata. Un bacione, ciao. Andiamo avanti con, io direi, prima di passare al dolce, comunque le salse. Non ho chiesto le salse, e quindi le salse ci vogliono. Chiamiamo Marica. Marica, vediamo un po'. Pronto? Parlo con Noemi? Sono Giulia. Hai lasciato il numero sotto al mio posto di... Ciao! No, non ti preoccupare proprio. Allora, a te l'onore di scegliere il dolce che, vabbè, mangerò del McDonald's. Cosa prendo? Va bene. Sì, uno dei vecchi video. Sì, io. Quale? Sì, io. Pure? Va benissimo. E tu quale prenderesti? Ok, allora vado per Snickers. Grazie mille, gentilissima. Un bacione. Ciao ciao, buona serata.
Aspetta, mi rispondo. Andiamo avanti. Eccolo qui il prossimo nome. Vediamo un po' chi è. Oh, Francesca. Vediamo un po' Francesca. Cosa ci consiglia? Io controllo se è scritto bene il numero. Parlo con Pronto. Francesca? Sì. Sono Giulia. Lo so. Eccomi qua. No, sto scrivendo, aspetta. Sto un attimo focalizzando. Sono io. Okay. Allora, a te l'ultima tappa di questo video. Che dolce prendo? Dolce? Sì. Anche più di uno? Vai, sì. Tutti i tipi di donuts? Tutti! Sì. Va benissimo, accontentata. Va buoni, bene. Buoni. Sì, va benissimo, ti mando un grande bacio e grazie mille. Ciao. Ciao. Buona serata. Ciao, anche a te. Devo dire che Federica mi conosce proprio bene. Che dolce prendo? Tutti i tipi di donuts. Va bene, ci saranno tutti i tipi di donuts. E quindi niente, ho chiamato tutte le persone, quindi grazie a tutte coloro che comunque hanno risposto, un bacio immenso e grazie anche a tutti voi, ma vabbè, io adesso stoppo, ma poi andiamo subito a mangiare. Eccomi qui, sono appena rientrata a casa dal McDonald's, ho qui il mio bel bustone, io spero che si vede tutto veramente perché non ho nessuno che mi controlla, quindi speriamo bene. Allora, vediamo un po' nel primo sacchettino cosa c'è. Allora, andiamo veramente per gradi. È la prima volta che provo a, vabbè, che compro il wrap, mai provato. Eccolo qui, vediamo un po'. Oddio. Allora, è fatto con insalata, pollo e formaggio fuso. Eccolo qui, spero che si vede bene. Assaggiamo. Con il petto di pollo che c'è nel McChicken, quindi assaggiamo. Devo dire la verità che non mi fa impazzire perché il pollo è un po' troppo speziato. Cioè, praticamente sembra il McChicken, stesso il pollo, infatti pure la salsina è uguale. Sì, è uguale la salsina, solo che il petto di pollo sa un po' troppo di spezie, ma va bene. Però devo dire che è molto buono. All'interno ci sono pure i pomodori. Devo dire niente male. Io mi aspettavo proprio le scaglie di parmigiano. Infatti ho detto no. Invece no. Devo dire la verità. Approvato. Devo dire la verità. Mi aspettavo, cioè, che era comunque un pochino più grande. Invece no, è piccolino. Togliamo dalla confezione. Ah no, invece c'è il parmigiano, non so se lo vedete, c'è proprio una, sono tipo delle piccole scaglie, però non si sente tanto di parmigiano. Vabbè, mangiamo. L'impasto fuori è molto morbido. Togliamo il parmigiano perché a me non piace. Devo dire che la verità che all'inizio si sentiva molto la cremina, invece adesso
pezzi di formaggio se li potevano anche risparmiare, ma invece no. Ma vabbè. Secondo me questo con la carne spacca di brutto veramente, però non c'è più. No! È quasi un pezzo di petto di pollo, ma vabbè. Ultimo boccone. Devo dire la verità. Passabile. Pipita invece, vabbè, già sapete, hanno scelto la Coca-Cola Zero e ho messo giusto la cannuccia. Con ghiaccio. E poi, vabbè, patatine grandi. Congelate praticamente. Hanno scelto anche le... queste non mi ricordo come si chiamano. Non ci sono scritte. Comunque chiamiamole pepite. Eccole qui, oh. Con speck e formaggio. Sapete che a me queste non piacciono proprio per niente. Però non fa niente. Sono state scelte. Però ho anche le salse. Allora, ketchup ci sta. E barbecue anche. Quindi ketchup c'è e anche barbecue. Le patatine. Un po' congelate, però vabbè. Apriamo il ketchup. Eccolo qui. Con le patatine. Comunque devo dire che questa tipologia di video mi piace, quindi fatemi un po' sapere se vi può piacere. Cambiamo fast food, fatemi un po' sapere. Ho deciso di farlo col McDonald's. Perché comunque è comunque fast food comune, voi sicuramente eravate molto più preparate. Comunque devo dire che mi conoscete molto bene, quindi fatemi sapere, perché io sinceramente mi sono divertita tantissimo a fare comunque sia a registrare questo video. Anche il pre-video. Vabbè, il ketchup sempre molto buono. Che poi questa è la barbecue. Avete scelto anche bene, è raro proprio che la prendo. Ultimamente mi piace davvero tanto quella l'agro dolce, quindi sto prendendo quella con i nuggets. È strano che nessuno di voi ha detto i nuggets, quindi mi sono meravigliata, anzi la ragazza che ha scelto comunque gli sfizi. Però devo dire la verità che barbecue io non la prendo quasi mai, perché comunque non mi fa impazzire, devo dire la verità. È una salsa che non prediligo molto. Forse perché è un po' troppo forte. Comunque preferivo prima queste, che erano tipo a mozzarellina. Non so se ci sono più, ma se non sbaglio no. Quindi non mi ricordo, perché ho guardato veramente il menù molto velocemente. Queste sono un po' vuote, quindi boh. Vi faccio dell'interno? Comunque raga, il McDonald's va mangiato
Ma mangiato comunque caldo, però ci accontentiamo. Ultima. Ti veniva a dire un'altra cosa? Mi scuso se comunque ultimamente sono stata comunque meno attiva, però ho avuto dei grossi, grossi, grossi problemi, sia per registrare i video, infatti ho comprato una nuova videocamera, e sia anche per editare, cioè sono stata, cioè sto ancora, oh mio Dio, sto ancora da più di 2 settimane senza computer, quindi vi lascio immaginare, però speriamo bene. Le patatine buone, però fredde, niente di che. Il McFlurry allo Snickers si è sciolto tutto, guardate qui, ci già avete visto voi. Però è spettacolare. Stavano le ciambelline a terra. Ops, spoiler. Ciao mondo proprio. Si è sciolto tutto, però è spettacolare. All'interno c'è anche il caramello. Veramente ottima scelta. Ci sono proprio i pezzi, oddio, mosca. Ci sono proprio i pezzi all'interno, cioè. Lo sa pure. Come sono i 9 gusti di Oreo. Infatti, quando la ragazza diceva Snickers o Oreo, dicevo Madonna, mi speriamo che dice Oreo, perché comunque io Snickers già l'ho provato, cioè è spettacolare. Buono. Peccato che si è sciolto, però molto molto buono. Vabbè. Provato veramente, lo finirò dopo perché comunque è tutto liquido. L'ultima ragazza mi viene da ridere perché veramente mi conosce troppo 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 bene. Vabbè, voi già lo sapete, ecco qui, io guardate qui quanti ne sono, cioè spettacolari veramente. Iniziamo con il primo. No, questo video è un po' senza spoiler, non dovete dire le cose prima. Andiamo con la prima ciambellina, che questa è la mia preferita perché è la rosa. No, vabbè. Io adoro troppo, troppo, troppo le ciambelle, troppo. Questa è fenomenale.
rischiamo la seconda, vabbè, questa è la classica, oh mio Dio. Eccola qui, oh. Cioè, è morbidissima. Spettacolo. Queste, anche se sono fredde, sono la fine del mondo. Cioè, assurdo. Ci sta una proprio che io non l'ho mai e dico mai, mai, mai presa e mai assaggiata. No, vabbè. Questa deve andare proprio a fuoco. Spero che si vede. Cioè, io scioccata. Questa è quella cannella. Cannella. Vediamo un po'. È ripiena! No, non ci credo. Mio Dio. Allora, si sente la cannella, però è delicatissima. No, vabbè. È la prima che ripina. No. Questa è la mia preferita. Si sta abbassando la voce perché ho mangiato il gelato freddo. Mi capita sempre. È buona perché è molto particolare, cioè rispetto a tutte le altre, assurda. Ragazzi, ovviamente non le mangio tutte perché altrimenti esplodo, quindi voglio assaggiarle tutte. Poi sicuramente i miei saranno molto contenti. Andiamo con l'ultima che vabbè, che ve lo dico a fa. Eccola qui. Questa è la classica al cioccolato, che è spettacolare. Ultimo morsetto. Sicuramente tutta sporca, sicuro, ma non fa niente. Quindi io vi saluto con le mani zozzarelle, con la faccia sicuramente tutta zozzarella. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi scuso veramente se comunque avete visto un po' di problemini che non si vede tutto il tavolo. Ho voluto far così pure perché, raga, è la seconda volta, va, che utilizzo questa videocamera, quindi non la so ancora usare bene al 101%, però già so che migliorerò nel tempo. Quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram perché voglio che anche voi qui che mi seguite su YouTube mi seguite anche su Instagram perché così me la potete lasciare anche voi i vostri numeri di telefono, io vi chiamerò. E nulla, quindi noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!